È esplosa l'estate e con l'estate la voglia di andare al mare o in montagna. In entrambi i casi, però, che sia sulla spiaggia o a molti metri di altitudine, serve fare attenzione all'esposizione ai raggi solari, soprattutto con i bambini. Dell'argomento parla oggi Anna Belloni Fortina, direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università di Padova e direttrice del Centro Regionale di Dermatologia Pediatrica e Genodermatosi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo d'estate adesso, il sole comincia ad essere sempre più caldo e in questo periodo tutti quanti ci chiediamo come ci esponiamo, quanto ci esponiamo e chi si può esporre. In effetti, partiamo da una, diciamo proprio per età, partiamo dal bambino piccolissimo. L'esposizione al sole è ovviamente un fatto positivo, serve a tutti, serve proprio per aumentare la vitamina D all'interno del nostro organismo, quindi il sole è benefico. Il sole fa bene non solo a questo, fa bene anche alla psiche, fa bene anche alla nostra umore, proprio perché aumenta alcune endorfine che sono utili proprio per migliorare il nostro umore. Fa bene a tantissime altre cose, perché diciamo, aumenta il metabolismo di alcuni ormoni, per cui di fatto comunque è un fatto positivo. Per il bambino piccolissimo non è così fondamentale l'esposizione al sole, anzi direi che per il neonato fino ai 6 mesi di vita e anche fino all'anno in realtà, proprio perché il suo sistema di risposta al sole, quindi i suoi melanociti, l'attività dei melanociti è ancora un po' immatura. Nei primi mesi di vita non è in grado di diciamo, lavorare e proteggere la pelle dal sole. Per cui il bambino piccolissimo andrebbe esposto il meno possibile, andrebbe esposto il necessario, nel senso che più che altro non è tanto l'esposizione al sole la cosa importante in un neonato, è l'uscire all'aria aperta molto presto al mattino, possibilmente nel tardo pomeriggio, quindi non nelle ore più calde, perché come dico sempre anche ai miei pazienti, il sole nelle ore più calde cuoce, nel senso che praticamente stiamo facendo un grill e il bambino piccolo non è in grado di sopportare anche queste elevate temperature. E se noi lo portiamo in spiaggia in quelle ore, per esempio le ore centrali della giornata, è vero che non lo mettiamo sotto il sole perché è un bambino piccolo, però magari diciamo, vabbè, lo metto sotto l'ombrellone. In questo caso stiamo facendo una cottura a forno ventilato perché di fatto comunque la temperatura è elevatissima. Per cui i bambini in quel periodo, i neonatini, in quel momento della giornata non andrebbero proprio tenuti in spiaggia. E perché oltretutto comunque il sole arriva anche per riflesso, non è che arriva in maniera diretta, ma arriva in maniera riflessa. Dopo superati i primi mesi di vita, i primi diciamo 6, 12 mesi di vita, il bambino si può esporre con molta cautela, naturalmente, perché dobbiamo tenere presente che l'esposizione al sole in questa fascia d'età è su tutto diciamo, la superficie cutanea, perché i bambini naturalmente giocano, continuano a muoversi, per cui è difficile riuscire a controllare e anche a proteggerli dal sole. E teniamo anche presente che i bambini, diciamo, al massimo dell'esposizione che noi abbiamo nella nostra vita, circa l'80% dell'esposizione che noi abbiamo nella nostra vita avviene nei primi 18 anni sostanzialmente, cioè proprio nei primi anni di vita. E la cosa importantissima è che tutte le esposizioni nei primissimi anni di vita, esposizioni eccessive, quindi con scottatura solare, portano a delle conseguenze, a delle alterazioni all'interno delle cellule, sia melanocitiche che diciamo le cellule intorno, cioè i cheratinociti, che poi
in qualche modo possiamo pagheremo in un certo senso più tardi nella vita. Per cui le scottature vanno evitate, questa è la prima regola. Naturalmente i bambini si possono esporre con cautela, quindi evitando le ore centrali della giornata, e con possibilmente una fotoprotezione che deve essere per i primi anni di vita, il primo, il secondo anno, i primi anni di vita, deve essere possibilmente di tipo fisico, quindi biossido di titanio, ossido di zinco, cioè una fotoprotezione di tipo chimico, perché vengono assorbite molto facilmente e creano problemi, anche perché poi entrano in circolo e devono essere metabolizzate dal rene in modo particolare, quindi comunque vanno evitate nei bambini piccolissimi. Quindi fotoprotezione di tipo fisico, quelle che sostanzialmente sono anche brutte da vedere perché purtroppo sono molto bianche. E poi ancora più importante è anche la fotoprotezione di tipo con l'abbigliamento, quindi vestitini, cappellini, ovviamente leggeri in modo che possano essere traspiranti e che non facciano sudare, quindi scaldare troppo la superficie corporea. Durante questa fascia d'età naturalmente vanno fotoprotetti tutti i bambini. Veramente andrebbero fotoprotetti tutti, anche gli adulti per quello, però diciamo che vanno fotoprotetti proprio per evitare le conseguenze a lungo termine, vanno fotoprotetti i bambini piccoli e in modo particolare vanno fotoprotetti quelli che hanno una cute molto chiara. Qui è molto importante questo concetto proprio del tipo di cute, cioè ci sono del tipo di pelle, ci sono dei bambini che hanno una pelle molto chiara, gli occhi chiari, i capelli biondi o rossi, e questi sono quelli che si fotoproteggono naturalmente di meno e quindi vanno più fotoprotetti, non si devono lasciare a giocare nelle ore più calde, eccetera, perché ovviamente loro rischiano la scottatura molto più facilmente. Poi ovviamente che tipo di fotoprotezione, come dicevo, fisica nei primi anni di vita, poi anche quella chimica, ma la fotoprotezione è importantissima ovviamente ad un dosaggio anche piuttosto elevato, quindi fotoprotezioni con fattore di protezione SPF superiore a 30, meglio se 50, cioè fotoprotezioni alte. E ovviamente spalmate su tutta la superficie cutanea, compreso il collo, le orecchie, naturalmente il padiglione auricolare, perché sono spesso dimenticati, cioè rimangono non fotoprotetti e si scottano anche spesso più facilmente. I piedi, soprattutto la zona, diciamo, del dorso del piede, le manine, perché ovviamente anche queste sono aree che vengono spesso trascurate e sono quelle che poi a lungo termine danno i problemi maggiori. Quali sono i problemi che causano tutte queste mancanze, diciamo, di attenzione, questo eccesso di esposizione al sole con scottature? Naturalmente è che nel lungo termine si possono formare delle alterazioni cellulari del nucleo cellulare fino alla trasformazione maligna, che nel caso specifico proprio per quanto riguarda il melanoma naturalmente è direttamente correlato all'esposizione al sole, questo lo si sa, è direttamente correlato non solo all'esposizione al sole ma anche alla presenza di tantinei. Per esempio, già i bambini piccoli che hanno tantinei devono essere ancora più fotoprotetti proprio perché avere tantinei è uno dei fattori di rischio. Un altro fattore di rischio è la presenza in famiglia di parenti, diciamo, di primo o secondo grado con melanoma, e questo è un altro fattore di rischio importantissimo, per cui soggetti che hanno parenti di primo o secondo grado, bambini insomma o giovani adulti che hanno parenti di primo o secondo grado con melanoma devono naturalmente fotoproteggersi di più, perché la familiarità è proprio uno dei fattori di rischio. Per quanto riguarda poi, diciamo, crescendo il rischio di melanoma, in genere nel bambino piccolo e nell'adolescente è piuttosto basso. Ci sono dei casi, però è piuttosto basso. Mentre comincia ad aumentare dopo, diciamo, i 16 anni, grossolanamente dopo i 16 anni, c'è un relativo aumento di rischio. Ovviamente il culmine come maggior rischio per lo sviluppo di melanoma è dopo i 30-40 anni, ovviamente poi andare avanti.
Altri però, ci sono altri tumori che possono essere causati da un'eccessiva esposizione al sole e questi sono appunto i carcinomi cutanei, carcinoma basocellulare e spinocellulare, che questi si hanno per una continua esposizione al sole, soprattutto il carcinoma spinocellulare. Mentre il melanoma si è visto dagli studi più recenti epidemiologici che è strettamente legato ad un'esposizione intensa e breve. Quindi sostanzialmente è strettamente legato a scottature, cioè a quella abbronzatura troppo veloce che passa inevitabilmente attraverso delle scottature e quindi un eccesso di sole preso in poco tempo. Il sole può avere un effetto benefico, riduce l'infiammazione, per cui malattie infiammatorie, alcune malattie infiammatorie come l'eczema, la psoriasi per esempio, hanno una, è considerato, il sole è considerato un trattamento, una terapia. Di fatto hanno un giovamento dall'esposizione al sole. Però esistono altre malattie che sono dette così, fotoaggravate, cioè peggiorano con l'esposizione al sole. Addirittura ci sono altre malattie, come per esempio alcune malattie autoimmuni, che sono fotoindotte, cioè il sole scatena queste malattie cutanee appunto di tipo autoimmune, come il lupus e altre forme, la dermatomiosite e così via. Per cui ci sono queste malattie infiammatorie che sono proprio peggiorate dall'esposizione o addirittura indotte dall'esposizione al sole.